Mi trovo nel centro di Calolzo Corte, sono quasi le 21, sta per entrare nel vivo la notte bianca di Calolzo Corte. Quest'anno sono imponenti anche le misure di sicurezza, per la prima volta alle mie spalle in fondo vedete posizionato un camion, ma quello che conta è la festa. L'iniziativa è organizzata da Confcommercio e dai negozianti cittadini, ci sono i negozi aperti, musica, concerti, balli, degustazioni e tante iniziative per tutte le età. Diamo spazio alla cronaca della serata. Texans find a tall old tree, round up all of them bad boys, hang them high down the street for all the people to see. So good! So good! Yeah, you! So good! So good! Yeah, you! Sta andando molto bene, un'area di feste, sembra di essere al mare. L'entusiasmo c'è, cioè, dei cittadini e dei commercianti, stiamo lavorando tutti, questo per me è una soddisfazione visto che comunque è la quinta edizione. Quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere ancora la nostra top chef che ha vinto appunto proprio settimana scorsa questa edizione, però abbiamo pensato soprattutto al divertimento dei bambini e agli adulti, tutta bimbi, abbiamo la musica di tutti i tipi, ragazzi calolzesi che comunque hanno suonato qui a Calolzo Corte, quindi l'emozione è veramente tanta. In totale con comunque chi ha esposto siamo più di 45, però dobbiamo tenere in considerazione che ho appena fatto proprio un giro di controllo, sono molto contenti e soddisfatti perché comunque abbiamo avuto comunque una crescita sulle nostre vendite rispetto all'anno scorso, quindi vuol dire che siamo sulla direzione giusta. Ringrazio veramente tutti i volontari, tutte le forze dell'ordine, perché veramente pensate che stasera abbiamo in giro più di 70 persone che ci controllano la sicurezza. Gli sforzi sono veramente tanti per creare un qualcosa di bello come questa notte bianca. L'auspicio comunque è di continuare a fare questi eventi perché comunque la gente risponde, è felice.